mio, la mia salvezza. Ammazza, quanto affetto. Allora, io tra l'altro è la prima volta che mi imposto da sola, spero che si veda il bel divanetto, le mie scritte con tanta positività e tanta gioia di vivere. Allora, io spero si veda bene. Comunque, vabbè, ormai è andata. Alea e iacta est, mi insegnavano. Spero che si veda tutto bene, che si veda il mio bel maschione, che sarà il mio compagno di questa live, in cui niente, inizio a raccontare qualcosina un po' di più su di me e su questo format. Allora, è stato tutto molto bello, è nato per caso grazie a dei ragazzi veramente stupendi che hanno deciso di fare dei punti di debolezza, dei punti di forza delle persone. E quindi hanno deciso di prendere questo caso umano dall'Instagram, come piace dire a me, per vedere assieme, insomma, come poter far fruttare questo mio insieme di peculiarità. Ecco, lui mi ha già abbandonato, sei già stufato. Vabbè. Gegè, comunque tu avresti una percentuale, praticamente abbiamo accordato che tu sei presente in live. Gegè! Beh, vieni qua. Quindi, che dirvi? Io solitamente ho cominciato a fare le live su Instagram perché, non so se vi siete accorti, che ho un telefono che è tra gli ultimi modelli, però ho uno dei tanti miei problemi.
Scusate, ma mi hanno detto che sono sparita, ma veramente? Ma non è possibile, non è possibile. Il telefono è carico, ma perché? Perché? Vediamo se adesso funziona. Regia, io che devo fare? Quanto tempo fa mi avete scritto che sono sparita? Vabbè, 2 minuti fa. Ecco, il bello della diretta. Bene, Gege, vieni qua. Sono sparita, mi dicono. Ma io il telefono caio tutto brutto. Vabbè. Succede. Vieni qua, amore. Niente, lui se n'è andato, sparito. Torniamo a noi. Devo fare questo benedetto shootings. E la persona mi dice, questo imprenditore berlinese, doveva dirci a Berlino, nella sua casetta con 180 stanze, che era praticamente il nostro set fotografico, mi dice che è in preda a un problema, insomma, tutta una serie di dinamiche finanziarie da gestire, e che va col con 200 dei suoi investitori, quindi insomma, una roba per la quale il mio shooting va a farsi benedire. Tornando a noi, io che cosa decido di fare? Avevo già preso questo bel volo per Berlino da sola, venivo da un periodo infernale, piglio e parto da sola. E quindi vado all'avventura e inizio a godermi la Berlino Fashion Week. Perché? Perché il caso vuole che il periodo in cui ho prenotato il volo ci fosse la Fashion Week di Berlino. E vedete, sti dix, sti cavoli. Avevo conosciuto la Fashion Week di Milano, un fantastico regista, sì, regista stilista, insomma. Diciamo che non proprio verissimo, simpaticissimo, che mi ha detto: guarda, stai venendo proprio una Fashion Week, nel periodo della Fashion Week ti faccio entrare a tutte le sfilate. Quindi io, oltre al mio fantastico shooting, fatemi vedere un attimo se dalla regia mi hanno ripescato, ma mi avete trovato? Datemi un cenno di vita, regia, perché sennò continuo a parlare a vuoto. Mi vedete? Ragazzi, mi sembra Stargate. Ah, Elise. Ah, come aspettano? Se io sto parlando a vuoto, ancora. Oh, dalle 18:46. Io sto parlando dalle 18:46. Molto, ma molto bene. Ah, il telefono va. Che cavolo succede? Adesso lo chiamo. Gege. Magari vi faccio vedere, c'è tutto a posto. Lo sbircio da qua. Io risulto nella trasmissione, ragazzi. Cioè, sto aspettando in questo momento, mi sento di regalare un momento fetish. Perché che devo fare? Sto aspettando, non capisco. Non capisco. Non capisco. Ma vado, che bello! Vabbè, non so per quanto abbia regalato questo momento fetish, ma mi diverte molto. Allora. Vabbè, ma allora io vi spiego, cioè la puntata è lo sfigometro e non sarei io, cioè se non fosse successa una cosa del genere. Io ve lo giuro, ho fatto tutti i compiti, tutti, il telefono carico, il telefono messo, perché ovviamente sto facendo col telefono, quando avevo le attrezzature faremmo di tutto, però ho messo poco a 4 centimetri, tutto perfetto,
E io sapevo che dovevo avere qualche sfiga. Comunque, niente, la storia è che finisco praticamente a Berlino, che devo fare uno shooting fotografico con un imprenditore ricchissimo, che ho conosciuto in un hotel 5 stelle lusso quando era scrocco a Roma, dopo che mi ha saltato, come si dice, un appuntamento con un caro amico, che non mi ha più aperto casa, perché vabbè, era un suo momento difficile, io giuro non ho fatto niente, dovevo aiutarlo. Quindi, mentre a Roma, perché non volevo tornare a casa, a scommettere un pochettino su dove cacchio sarei andata a dormire, ho scroccato una notte in un 5 stelle in Piazza del Popolo da un mio amico. E la mattina ho detto, cavoli, qui sarà pieno di gente, capito, con i big money. E ho detto, io mi ero impuntata che devo attaccare il bottone con questi due imprenditori. E quindi uno dei loro due è diventato sostanzialmente il mio compagno di aperitivo del giorno dopo, ci siamo sbronzati assieme. Aveva tipo 5 figli lì, per cui aveva sicuramente un bel budget, per cui mi sono fatta anche offrire l'aperitivo. E che cosa mi ha detto? Siccome lui ha la passione per la fotografia, vieni a Berlino che facciamo delle foto. A me hanno parlato benissimo di Berlino, capito? E quindi ho detto, ogni scusa è buona per vedere un posto nuovo, a maggior ragione dopo il Covid, mi sono presa questo volo da sola. Fammi vedere se qua dalla regia mi dicono che sono di nuovo suicidata. Ah, vai, vai, vai. Dico, va a far bagno, parto lo stesso. Tra l'altro avevo visto, avevo avvisato questo mio amico stilista, visto 2 ore della mia vita nella Fashion Week di Milano, di Berlino, un po' gaio, per cui mi piacciono quelle persone così, per cui avevo questo valore aggiunto, non vedevo l'ora di vederlo, che mi ha detto, cara, stai venendo nella Berlin Fashion Week? Io non lo sapevo, ci ho prenotato esattamente nella settimana della moda berlinese. E quindi lui mi ha detto, guarda, cara, ti faccio entrare a tutti gli eventi che ho, tutte le sfilate, e lui ci ha anche guadagnato, perché io gli facevo i video di tutta la sfilata, e lui ne faceva altre. Però mi ha fatto fare il giro di Berlino in tutte le tappe più omonculonia possibili, e lui stava invece bello piazzato dentro una sede dove beveva a scrocco fino all'infinito. Ovviamente sono partita per Berlino senza avere ancora da dormire perché non riuscivo a rintracciare il posto che mi hanno consigliato, ma ero certa che avrei trovato da dormire ad Minchiam. Anche perché diciamo che non è la prima volta che mi trovo in queste circostanze in cui sento l'empatia delle persone e delle cose. E quindi mi sono detta, essendo anche single, posso usare un po' di PDF, avrò il potere della figa patong. E magari c'è anche una serata divertente. E infatti vi dico, avevo addocchiato un barman figo, paura. Con la scusa del cocktail, bam, scambiate i numeri, finito l'evento, facciamo un giro. E tutto nella norma, tutto pianificato alla perfezione, con la mia lucidità e insomma, peculiarità caratteriale, insomma, di vivere un po' come capita. Non avevo calcolato una cosa. Io non ho mai avuto problemi di trombosi, ma a un certo punto, mentre andavo da una sfilata all'altra a vedere questi modelli che sembrano un po' vestiti da morto, ho visto delle sfilate veramente molto, molto particolari, con musiche in cui i modelli erano vestiti da zombie, di tutto, molto divertente. A un certo punto mi si inizia a gonfiare il piede. Vi giuro, ragazzi, avevo un piede che era una zampogna, praticamente il malleolo non si vedeva più. A un certo punto inizio a sentirmi poco bene, insomma ve la faccio breve, finisco con ambulanza e pronto soccorso all'ospedale di Berlino perché mi è stata diagnosticata, mi è salita la febbre, non so, una presunta trombosi. Non ho mai avuto trombosi in vita mia, non stiamo parlando di uno scherzo, di una roba futile, però io mi sono fatta la mia prima mezza giornata a Berlino, tranquilla, dopodiché a un certo punto mi sono iniziata a lievitare come un panino di McDonald's, o non ci paga, scusate, un panino, e sono finita al pronto soccorso. Aspetto positivo, io a un certo punto ho pensato di avere allucinazioni perché vedevo sti infermieri, tutti mercantoni, tatuati, fichissimi, che mi hanno coglionato perché mi veniva da svenire quando dovevo farmi il prelievo per capire di che morte stavo morendo, però mi sono goduta il momento. Ho avuto lì un momento di fortuna perché il barman che ha finito l'evento, ho detto questo adesso mi manderà a quel paese perché insomma non figano parti, mi è venuto a prendere fuori dal pronto soccorso perché comunque voleva passare del tempo con me, voleva aiutarmi. Vi giuro, ho conosciuto degli uomini con la U maiuscola che a Milano, se Milano, in Italia non mi è capitato di conoscere, forse in trasferta in Svizzera mi andrà meglio. E prima che lui mi dedicasse tutte le attenzioni possibili, ovviamente io ero mezza svenuta con la barella e l'ambulanza, non è che ho visto dove mi abbiano messo il trolley. Fatto sta che io tutti i miei averi li avevo là dentro, al momento del check out dal pronto soccorso,
non si trovava il mio trolley. Per cui a un certo punto io non sapevo se essere più contenta di essere a scrocco nell'ospedale, così avevo da dormire, perché ho detto tanto l'altra persona non mi si ripiglia, che sono tutta marcia, o se essere dimessa e poi finire con il mio bel Marcantonio. Insomma, una volta ritrovato il trolley, per fortuna sono andata a casa del Marcantonio per fare una notte con la febbre, i tremori, lui che mi abbracciava per cercare di farmi sentire a mio agio. Devo dire una partenza col botto. Poi sì, abbiamo recuperato nei giorni a venire, però devo dire che praticamente tutta la mia trasferta a Berlino l'ho fatta a casa, perché a un certo punto avevo anche una tosse secca, non riuscivo a respirare e basta. Fine della Fashion Week, fine di tutto. Stavo malissimo, mi è scesa la febbre perché il mio salvatore Marcantonio Berlinese mi ha preso delle medicine. Arriva il momento di ripartire. Ci salutiamo, lui è stato fantastico, mi ha fatto lasciare le chiavi nella buca nella cassetta della posta, perché era partito prima per un evento, no? E nel mentre ho conosciuto altre persone molto simpatiche a Berlino, ma diciamo che la mia trasferta è stata poco all'aperto. Tra l'altro il trolley si è rotto, quindi non riuscivo a trasportarlo con le rotelle che non andavano, insomma, tutto sempre molto in linea con le mie fortune. E tra l'altro mi accorgo anche dopo di aver bruciato parti della manica del giubbino di jeans perché era finito sotto le ruote, ma tutto nella norma. Arrivo a, come si chiama? Chiamo, se non sbaglio, l'aeroporto, non mi ricordo cosa è successo col volo, perché questo è proprio divertente. Ah, ecco, provo a fare il check-in online del viaggio di ritorno. Il check-in non funziona. Allora, a un certo punto chiamo questa compagnia che mi aveva prenotato il volo, che non era, scusatemi, la è un'azienda che ti prenota il volo, no? Quindi non è che ho preso il volo direttamente su per dire con EasyJet. Li chiamo e dico: guardate, non riesco a fare il check-in. E mi fa: sì, il tuo codice prevede che tu faccia il check-in di persona, non puoi farlo online. Vabbè. Quindi devi recarti 2 ore prima in aeroporto e fare il check-in a desk. Bene. Io, tra l'altro, avevo ancora il braccialetto del pronto soccorso, mi hanno detto all'ospedale: fatti un controllo quanto prima, perché comunque qui c'è una presunta trombosi, stai attento, mi hanno dato una garza elastica. Il cortisol di tutto e niente, io arrivo 2 ore prima all'aeroporto e la tipa del desk mi dice: il volo è sold out. Dico: scusate un attimo, ho parlato con la compagnia, ma dell'azienda mi ha detto di venire qua. No, e tu sei in lista d'attesa. Ovviamente vorrei chiamare questa azienda con la quale ho comprato il volo, praticamente il codice del mio check-in. Ah, tra l'altro risulta proprio non esistere, cioè io senza volo, senza niente, ero viola. Iniziò a fare chiamate cercando di registrare questa azienda che da quel momento si è data la macchia. Ve la provo a fare breve. Ovviamente mi scaldo un po' al momento del check-in, perché dell'imbarco, perché becco una tedesca che mi fa: ciccia, tu con questo biglietto non puoi partire. Faccio: allora, ho un problema, ho rischiato la vita, sono qui con il documento del pronto soccorso, mi hanno detto di rientrare appena possibile, mi hanno detto di venire qua a fare il check-in di persona, mi avete messo in lista d'attesa. Ho detto: signorina, se prende lei la responsabilità medica di quello che sta facendo, dico, sappia che o mi chiamo un suo responsabile o io non mi muovo da qua. Alterata. Dimenticavo che ero in Germania, e in Germania per qualsiasi cosa chiamano la polizia, quindi praticamente io sono finita con la polizia che mi ha accompagnato, previo ovviamente mostrare il mio documento, alla porta. Ad oggi io devo ancora ricevere rimborso per quanto accaduto. Ho provato a fare dei giri, ho trovato una donna giù a destra che mi stava facendo un biglietto nuovo, ma a quanto pare l'intervento della polizia non mi ha permesso di usufruire di tutti diciamo, i benefit che vengono dati quando sei in overbooking, ok? Quindi l'intervento della polizia ha vanificato il costo del biglietto nuovo, vecchio. Dopo pagarmi il biglietto nuovo, erano le 11 di sera, io non avevo da dormire. Ero senza nessuno a Berlino, con il mio salvatore Marcantonio, bellissimo bartender, partito, senza nessuno, fermo lì in aeroporto, che avevo un freddo porco, e cercavo di capire come risolvere, perché dovevo tornare a Milano. Un mio fan dall'Italia alle 2:30 di notte mi trova un BlaBlaCar di una tipa che parte alle 5 del mattino. Avevo problemi perché per fare l'accesso con BlaBlaCar mi serviva un indirizzo mail con un dominio che non fosse info@beatricedetullio.com, che è il mio, e quindi mi faccio aiutare da questa persona dall'Italia che sveglia di notte per me. Fantastico. Mi conferma che il pagamento è andato a buon fine, secondo me invece si trattava di una sorta di preautorizzazione, per cui prendo un taxi per la modica cifra di 50 euro, mi reco dall'altra parte dell'aeroporto, quindi nella città di Berlino,
Intorno alle 4, 4 e un quarto del mattino, avevo concordato un prezzo col tassista, non l'ho fatto più alto, vabbè, ma tanto ormai ero disperata. Secondo voi la tipa che doveva partire alle 5 si è presentata? No, quindi io sono rimasta senza volo, senza niente, con la mia valigia e tutto, alle 5 del mattino, con neanche un bar aperto, perché almeno cercavo di scaldarmi, vedevo soltanto che stavano organizzando un mercato coperto. Mi sembra un po' la diavola messo così. E, guardandomi nelle palle degli occhi, facendo un bel respiro e dicendo: Ok, sono sola in questa città. Ho conosciuto due persone. Uno che mi ha detto di aver preso tre traumi cranici perché picchia chiunque, però è stato il mio bodyguard durante una serata in cui siamo usciti, per cui ad oggi lo porto nel cuore. E poi sono riuscita a calmarlo nelle situazioni, per cui vanto più che il titolo di San Francesco, il titolo di mediatrice di teste calde tedesche. Avevo beccato un tipo in metropolitana quando ero uscita con il tipo che mena la gente, un fantastico ragazzo che veniva da una serata di quelle fatte con latex e rete, che tutto sembrava fuorché un fisico, che quando stavo uscendo dalla metro mi dice: Fammi vedere se la regia sta delirando. No, vai vai, vabbè, voi siete convinti che io debba continuare questo sproprio, io mi inventerei un modo per dire non funziona, ma va bene. Questo fisico che avevo incontrato in metro, in due fermate, si segna il mio indirizzo Instagram perché ci avevamo attaccato un bottone in tedesco. E quindi io che faccio? Praticamente scambio, come avevo fatto anche col bartender, le mie doti culinarie per un posto letto. In realtà poi siamo usciti, siamo stati benissimo. Questa è una persona che è venuta a trovarmi, doveva venire a Milano a fine agosto, ho detto: Ciccio, non se ne parla. Ti faccio vedere Roma, Amalfi, Positano. Perché pagava lui. E quindi da lì è nata un'amicizia meravigliosa. Ma vi dico, forse non tutte le sfighe vengono per nuocere, ma la sensazione di ritrovarti alle 5 del mattino senza un passaggio, che doveva essere di 15 ore di viaggio, senza nulla e senza alcun tipo di supporto, e con una tipa che invece di farti imbarcare perché hai problemi di salute ti chiama la polizia, è stato uno dei miei picchi di questa estate. Tenendo conto che ho dormito 2 ore, dato che il volo per Berlino era tipo alle 9 del mattino da Bergamo, io ero atterrata a mezzanotte a Malpensa da Lanzarote per un altro viaggio, e quindi ho fatto il mio cambio valigia nel portabagagli della macchina, che era in un posto dove a Milano il parcheggio non si paga, altrimenti non potevo lasciare la macchina, dato che in quel momento vivevo in un capannone non abitabile. Quindi un giorno vi parlerò anche di questo, ma magari è una storia un po' strappalacrime, per cui per cominciare non me la sento. Cos'altro posso raccontarvi di Bellino? Voi avete mai frequentato una palestra, una struttura con una scheda mobile? Io sì, cioè, controllo dalla regia se siete ancora vivi, sembra di sì. Una delle palestre dove vado, che è un franchising, insomma, per cui puoi andare in più posti, ha una fantastica scheda mobile. E io ero uscito un attimo dalla palestra dopo che in tre persone mi hanno fatto i complimenti per il mio vestito, che tra l'altro da anni l'ho preso in Sardegna, bello, l'ha preso mia mamma, ha un valore anche per quello, che ha una gonna pantaloni che fa un flutto che è una meraviglia, proprio bello. E devo dire che anche se ce l'ho da anni, fa la sua scena, e su Milano non me l'aspettavo, tre persone in palestra mi hanno fatto i complimenti. Devo andare in macchina a prendere il caricatelefono perché io vivo con questo dispositivo attaccato alle chiappe, prendo quello che devo prendere, salgo sulla scala mobile per tornare in palestra, era estate, non avevo il reggiseno, e la scala mobile decide di appropriarsi del mio vestito. Quindi io finisco praticamente bloccata con tetti al vento, accovacciata così per coprirmi, con parte del mio vestito che viene mangiato dalla scala mobile. Io inizio a urlare, escono le persone della palestra e fanno: Signorina, tutto bene? Lei che dice? Ho risposto io, ho il video di questo, lo dovrei mandare alla regia così almeno ho le prove, non delle tette al vento, ma del fatto che ero incastrata seduta ai piedi di questa scala mobile. E dico: Adesso sono rimasta incastrata. Mi fanno: Non si muove, faccio: Guardi, anche volendo non potrei. Ho detto: Te pare, dove cazzo voglio andare? Quindi mi sbloccano. Ovviamente quel vestito ha avuto una lacerazione per la quale adesso mi devo inventare una roba, ma non è più utilizzabile. Devo dire che quest'anno ho avuto una bella botta al mio guardaroba, perché anche lì ho prestato dei vestiti alla mia amica Lanzarote, ex amica ormai, a dire la verità, murata di soldi, però io cucinavo per loro e poi loro mi hanno trattato bene, questa ragazza un po' viziatella, ho visto che aveva piacere di indossare dei miei vestiti,
Sono passati 2 mesi e mezzo, non me li ha mai ridati. Ho detto, Ciccia, fammi una spedizione, fammi qualcosa. Mi raccomando, per onde evitare di, con le sfighe che ho, perché già un altro pacco non mi era mai arrivato, sempre a settembre, di avere di questi problemi. Ho detto, tesoro bello, mandami il pacco alla cortese attenzione di Tizio Caio, che sarebbe il mio coinquilino, e mandalo al ristorante. Allora, innanzitutto lei non doveva spedirlo, ma doveva lasciarmelo in un hotel, si è dimenticata e mi ha detto che io dovevo ricordarglielo. Vabbè. A un certo punto non gli ho ricordato, devo scrivere, e c'era tutto nel messaggio, l'ho detto 2 volte, non ne ho detto la terza. La cortese attenzione di Tizio e Caio, quindi io ad oggi sono passati 3 mesi, non ho mai visto altri miei vestiti. Quindi adesso non so se questo è un segno legato al fatto che debba fare shooting di nudo e basta, ma oggi non ho più quasi un cacchio di vestito da mettermi per questa storia. Per cui devo dire che il mio sfigometro l'ho già riempito per garanzia, cioè perché, per fiducia. Che doveva essere appunto un aggeggio molto molto figo e costoso che doveva portarmi la casa madre, ma dato che non c'è, io ho preso questa bottiglia di un liquore indiano che si chiama Kama Sutra, che rende molto l'idea. E secondo me ad oggi l'abbiamo riempito tutto, però ne avrei per farne debordare. Poi vi spiego come funziona un giorno, perché ancora ho deciso, dovevano darmi tutto dalla regia, non lo so. Che dirvi? Tipo, avete sicuramente avuto più di una relazione nella vostra vita, no? Se dovessimo parlare di questo tema, io veramente vincerei il mongolino d'oro, perché credo che nessuno di voi, perlomeno il mio gioielliere, ha detto che non gli era mai successo, non ho mai ricevuto una proposta di matrimonio con un anello falso. Io vanto anche questo, cioè, non mi volevo sposare, mi sto a fare i cazzi miei. Poi che è successo? Un tizio col quale ero stata, dopo che mi ha lasciato per telefono durante il Covid, mi ha rinfacciato il fatto che il primo periodo della nostra relazione, io stavo un po' sulle mie, lui mi ha detto ti amo, dopo un mese e mezzo io non me la sono sentita, e quindi quando mi ha lasciato mi ha detto, eh sì, perché poi anche il primo periodo tu me l'hai fatta sudare di qua e di là. Quindi con quest'altro campione che mi ha chiesto di sposarlo nel giro di poco, io mi sono detta, onde evitare che questo mi lasci, perché all'inizio faccio lo stesso sbaglio che ho fatto col precedente, accettiamo, anche se io non sono da matrimonio. Cioè, per me, anzi, adesso vedo una tipa un attimino un po' più acculturata, e così adesso già mi trovo metà del pubblico di Twitch conto. Non lo so, io credo che il matrimonio per certi versi sia un po' un contratto. E io, per come sono fatta, non mi sento di mettere la firma su quanto di più irrazionale e istintivo ci possa essere, e ineffabile per certi versi, nella natura umana, cioè l'amore. Questo è un momento romantico, ragazzi. Cioè, dovrei firmare adesso che finché a morte non mi separi, non mescano più con una persona il cui sentimento è legato all'impulsività, all'irrazionale, no? Che cos'è l'amore? È un contratto? No. Quindi io non è che ho tutta sta voglia di sposarmi, questo, ma voi hai visto un brillocco bello grande dicendo che è un F-colo di qua e di là. Un giorno, dato che comunque anche quando lui era poi tornato con la moglie, vabbè, questa è una storia divertente, non so se ce la faccio tutta in una volta, me l'aveva lasciato questo anello come pegno perché sarebbe tornato. Io lo tenevo perché ero innamorata come una cretina, ancora lì come spiraglio nei confronti del mio amore verso questo demente. Scusate, non dovrei insultarlo, ma infatti una persona che si comporta come un demente, uno che ti dà un anello falso, un Rolex falso, senza che gli abbia chiesto niente. Vabbè. A un certo punto devo andare in piscina e mi scordo di lasciarlo a casa, perché ovviamente non cercavo un diamante di sta portata, è un cece che me lo porto in piscina. Però invece di lasciarlo in macchina e tutto, dico a questo punto lo tengo addosso, no? Lo lascio nell'armadietto. Noto che inizia a perdere del colore sulla parte della montatura. Conseguentemente, arrivata una certa, ci facciamo 2 o 3 domande, io e mia madre, che già aveva patito tanto del mio soffrire l'amore. E scopriamo che ovviamente era un fantastico zircone, che non era assolutamente un diamante. Per cui, se dovessimo fare la parentesi amore con me, vi fate un sacco di risate. Anche perché c'è da dire che io vengo sempre scaricata. E voi vi chiederete magari perché, o forse non ve lo chiedete, però di fondo non mi lamento del fatto che io venga scaricata. Ho scaricato una volta e mezzo nella vita. Il punto è che mi scaricano sempre a novembre. Novembre si può dire che è un po' un mese di merda. Adesso scusatemi con tutti quelli che sono andati a novembre, secondo me anche il regista e la regia sono andati a novembre e sono in blocca. Però, allora, è appena finita l'estate, ti potevi star divertito, potevi fare il porco del comodo tuo, invece stavi inguaiata, fidanzata, nel mio caso felicemente. Poi invece novembre è un mese in cui muore tutto. Io non è che trovo grandi attività da fare in Italia. È a ridosso del Natale, per cui
Già ti stai a preparare che ti devi vedere con la famiglia, che ti inizi a fare con tutti gli altri fidanzati, le coppiette, i figli, di qua di là. E te come va? E te devi stare lì con quella faccia da martire, che ovviamente devi stare a spiegare a tutta la famiglia perché sei stata scaricata, e quelli poi ti iniziano a dire che sei tu che c'è il tuo carattere, perché, per come, ah, ma non ci piaceva tanto, di su e di giù e tre che ballacche. E quindi, che dirvi, è successo sempre e comunque a novembre che mi si è scaricata, anche questa è una delle mie botte di fortuna, e devo dirvi, una delle ultime volte era proprio durante il periodo del Covid. Non so come sia andata in Svizzera, ma in Italia c'è stato un periodo in cui praticamente le regioni erano dei semafori, periodo in cui abbiamo iniziato a diventare verdi, gialli e rossi a seconda di quanto eravamo contagiosi. Io ho fatto una cosa, ho detto, perché non riuscivo ad accettare di essere stata scaricata e di rimanere a casa. Ho detto ai miei genitori che sarei andata dal mio ex, va bene, che mi ha scaricato per telefono. E in realtà ho iniziato a girare l'Italia in macchina perché non me la sentivo. Quindi avevo ovviamente tutta una serie di mandati per spostarmi, contatti, aziende, bla bla bla. E mi sono fatta un tot di settimane a Montalcino da un caro amico a cucinare degli ingredienti particolari. Poi mi sono fatto un periodo da un'altra mia amica. In tutto per un totale di un mese e mezzo. Sono rientrata dopo un mese e mezzo andando su Google a vedere il meteo, perché ovviamente loro mi facevano a Imola, invece io ovunque, tutt'altro posto perché a Imola. E siccome delle volte quando ti senti tutti i giorni con la famiglia, no? Non è che c'è tutto questo grande da raccontarti, soprattutto durante il Covid, e mio nome faceva che tempo c'è a Imola, io sbirciavo su Google, invece era a Montalcino, ero in giro a cercare di esorcizzare il mio dolore. E vedi, lui che cavolo, che ne so, quando mi ha lasciato mi ha detto che ero come un Porsche, che lui non si poteva permettere. Che è una frase bellissima se ci pensi, no? Vuol dire che io comunque sono una donna che alza un po' le aspettative, io volevo fare la libera professionista, lui voleva comunque trovare una persona a casa la sera, io sono sempre stata un po' un petardo nomade. E quindi mi sono detta, è una bella motivazione. Poi abbiamo degli amici in comune, viene fuori che aveva il nome di un'altra sul citofono dopo un mese. E il mio nome sul citofono in 3 anni e mezzo non l'ho mai visto, per cui ho smesso anche di farmi tante mia colpa. Adesso lui è ancora fidanzato, però comunque ad oggi mi sono anche smessa di fare, ho smesso di farmi chissà quante domande sull'amore, perché ogni tanto me ne trovo uno. Allora, che cos'altro vi potrei dire? Beh sì, palesemente ho sviluppato un'allergia al dick, nel senso che a seguito di tutte queste dinamiche sicuramente il mio approccio col sesso maschile è cambiato. C'è da dire anche una cosa, che Milano ha i suoi costi, no? E quindi io da quando anche su Milano ho terminato la mia relazione con una persona un po' delirante, poi quello è un argomento un po' delicato, quindi per adesso non ci faccio ironia. È lo stesso di anello falso, per intenderci. Poi c'ero tornata perché mi ha detto che l'anello vero era in una cassetta di sicurezza nella Banca Popolare di Sondrio e che devo andare a vederlo a settembre, perché settembre scorso, perché era effettivamente lì. Poi è venuto fuori che quello non era vero, che non era vero, che la casa che mi piaceva era di sua proprietà e l'aveva venduta, non è stato sfrattato. Insomma, diciamo che questa persona ha avuto modo di farsi conoscere, e in questo caso diciamo che l'interruzione del rapporto non è venuta da parte sua. Però insomma, diciamo che a seguito di tutta questa serie di cose, io sono su Milano e ho un coinquilino che adesso non c'è mai e che vi ho detto che vedo spesso nudo. Diciamo che ho sviluppato un'allergia al dick, perché quando ti capitano tutta una serie di cose, puoi star certa che la voglia di quella cosa ti scende. Però devo dire che lui, avendo anche questo vizio di andare un po' in giro nudo, avendo questo vizio di voler fare sempre una cosa, e avendo il vizio di essere molto molto bravo, me la sta facendo passare questa allergia. Poi io sono nutrizionista, e vi potrei anche tranquillamente dire che in realtà le allergie non diventano delle intolleranze, le puoi svanire, però forse in certi casi ci può essere un'eccezione. Per cui per adesso stiamo provando a riapprocciare al sesso maschile, nonostante la fortuna non sia stata della mia, e vediamo come andrà. Che dirvi, Berlino è stata una bella esperienza. Ad oggi continuo a collezionare tutta una serie di dinamiche particolari, per le quali secondo me lo sfigometro inizia a essere una condizione sine qua non. C'è da dire che, anche per rendere un pochettino più movimentata questa mia parte di vita, ho agganciato un'azienda che sponsorizza vibratori. Infatti,
Col coinquilino ci stiamo divertendo, gli ho fatto l'ultimo servizio con questo vibratore con calamita a distanza e ad oggi risulta smarrito. Speriamo di averlo lasciato a casa di un amico perché anche lì stavo provando un briciolo di gioie e invece anche quelle sono svanite. E per cui cosa vi devo dire? Almeno spero che tu hai anche qualche accessorio per divertirsi perché è arrivata una certa. Solo pali non ne vogliamo prendere. E allora. Anello falso, Rolex falso, che cos'altro mi è successo? Fammi pensare. Ah, beh, quest'estate tra Lanzarote e Berlino avevo agganciato un Marcantonio come pochi. Io adesso so che dobbiamo ancora crearci un nostro linguaggio convenzionale, ma il Marcantonio, per chi non l'avesse ancora capito, è per me una persona particolarmente attraente, ma non per forza esteticamente, anche come modo di fare. Ne avevo agganciato uno, ragazzi, che era un figo come pochi, infatti ho detto qua ci sta la magagna. A un certo punto siamo andati, mi ha preso, mi ha portato in Sardegna in vacanza, ho detto mazza che figo. Mi ha un pochettino rinfacciato il fatto di essere poliamorosa e io ho detto Ciccio mio, non è che te ti puoi prendere l'esclusiva quando alla fine non mi dici che vuoi frequentarmi in maniera seria. Per cui che ti devo dire? Siamo partiti insieme per la Sardegna perché volevo dimenticare tutta una serie di brutte esperienze, ma a quanto pare lui prima della Sardegna era stato a Favignana con un'altra ragazza e dico benissimo, sono tutti e due single, te pari. Soltanto che poi il tipo, quando è tornato con me dalla Sardegna, doveva partire per un mese in Turchia. Benissimo, e ho scoperto che poi lì, perché ho l'occhio lesto, stava praticamente, mi sono fatto due calcoli, riproponendo alla stessa di Favignana di andare in Turchia. Allora io ho detto, Ciccio, bello, va bene tutto che ognuno si sta a fare la sua vita, ci siamo conosciuti da poco, è tutto meraviglioso. Però se te mi dici che sei, ti rompe le scatole, io sono poliamorosa perché sono single, tu non vuoi fare il passo di frequentarci. Nel mentre mi fai sentire l'amante di turno, per cui ti fai Favignana con la tizia, una settimana in Sardegna con me e poi te ne vai in Turchia di nuovo con la tipa, c'è qualcosa che non mi torna. Secondo me non sei single, come dici, è una frequentazione in corso, per cui diciamo che io ho finita la trasferta in Sardegna e la appendo al chiodo con te. Perché c'era da dire anche una cosa, che io a un certo punto ho scoperto a Sant'Ifono durante il viaggio in Sardegna e gli ho detto il tuo giro di giostra come finisce qua. Però non avevamo questa grande intesa sessuale ancora definita, per cui io ho arrivato a una certa, non sapevo manco se mettermi in condizione di aspettare che lui facesse chiarezza, perché se non ho definito un'intesa sessuale che cacchio stavo aspettando? Quindi ho ritrattato, ho detto che in Sardegna avevamo condiviso le nostre notti di passione, che se poi ci fosse stata anche un'eventuale intesa, avremmo valutato. Insomma, ad oggi lui si è comportato malissimo per 1100 aspetti, in più a letto sembrava che gli stessi a chiedere un favore, c'era 48 anni ben portati, però ogni volta sembrava una fatica. E quindi anche con lui è stato tutto molto bello, arrivederci, grazie. Devo dire che intanto mi sono fatta una bella vacanza in Sardegna, sono tornata a vedermi i posti che non credevo, insomma, che mi mancavano da po', però sicuramente non mi sono più messa in condizione di fargli fare i giri di giostra. E lui adesso, che cosa è successo? Sicuramente ha usufruito di altre sfighe da parte mia, perché c'è una cosa che non vi ho spiegato. E oggi è un po' la mia prima diretta, non sto facendo frecce qua sopra perché comunque devo prendere dimestichezza con questo nuovo aggeggio. Mi ha fatto male, mi ha fatto dispiacere. C'è una cosa che succede a tutte le persone che mi fanno stare male. Io ho un karma molto 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 forte. Per cui quando lui è partito per la Turchia, tra l'altro non si è manco degnato di farmi risalire a casa sua a prendere le mie cose, ho detto ah, ci vediamo a fine mese, a un certo punto è stato richiamato dall'azienda per la quale lavora, la sua azienda, perché dovevano definire due o tre dettagli, dato che lui si doveva fare tutto il mese di agosto di smart working in Turchia con la tipa e io gliel'ho mandate. Cosa è successo? A quanto pare, me l'ha detto io lì, mi dispiace dirlo, ma un po' ho goduto. Dopo 10 anni di lavoro nella stessa azienda è stato richiamato per essere licenziato. Quindi c'è anche da dire una cosa sullo sfigometro, del quale vi dirò ogni giorno un pezzo, così almeno vi svelerò ogni giorno una delle mie micro sfighe, che forse è più divertente. Chiunque mi faccia dispiacere, mi faccia rimanere male, ha poi una sorta di macumbea, la chiamano così tutti i miei amici, una figura, che in questo caso è molto spiccato, che gli porta delle sfighe. Per esempio, quando vi ho detto che c'è stato un uomo che mi ha chiesto di sposarlo con un anello falso, io sono stata molto molto male, ok? Ho sofferto.
E a un certo punto c'è stata anche una frequentazione mia, un bellissimo giovane che è incappato in casa nostra, quando comunque stavo cercando di riprendere il rapporto, ma ormai non c'è più niente da fare. E niente, io sapevo che questo mio ex comunque mi ha fatto perdere il sorriso. E non ero più in condizione di... Che cacchio è successo? Ah, ecco, vedo che la regia mi manda segnali, che cerca di promuovere i miei deliri. E praticamente... Mi ha tolto il sorriso questa persona, quindi viene a casa nostra questo ragazzo che mi piaceva, e per il quale avrei tranquillamente qualificato il mio ex perché già non eravamo più una coppia. Sento, mentre finisce di dialogare con questa persona, ding! Sento il suono di qualcosa che cade sul tavolo e poi sul pavimento. Era l'incisivo del mio ex. Praticamente io so che Magombea ha mandato lui l'impossibilità di sorridere, perché da quel momento lui ha una situazione economica un po' particolare, ovviamente ha fatto credere tutt'altro in merito alla sua condizione. Io non me ne sono neanche andata quando ho scoperto che comunque lui non era quello che mi vantava di essere, ma sicuramente non mi aspettavo che non avesse neanche i soldi per rimettersi i denti. Fatto sta che lui, essendo un ex giocatore di rugby, così dice, ha tutta una serie di denti, di ponti che non si è mai rimesso perché i soldi che si è fatto prestare per rimettersi i denti li ha usati per altro, appunto per far fare la bella vita a tutte le donne che ogni tanto ingaggia. E niente, ad oggi che io sappia lui non ancora può sorridere, ha un baffo molto molto lungo, sembrerebbe appiovesticchio, anzi sembra più lo schnauzer che è il mio primo cane, ma appunto non può sorridere perché ha ancora l'incisivo mancante. E allora devo dire che sostanzialmente ogni tanto le sfighe vanno, girano e ruotano perché comunque Macomba ogni tanto le manda. E quindi lui ad oggi, dato che mi ha impedito di sorridere perché mi ha fatto stare male, non può sorridere perché non quasi mette l'incisivo. Quindi non sapevo se svelare o meno qualcosa di Macomba questa sera, ma è venuto fuori che in realtà anche il fidanzato che mi ha scaricato per telefono, poi con la tipa ha avuto dei problemi, ha avuto un'irritazione per la quale non riuscivo più ad avere rapporti nel primo periodo di frequentazione con questa donna. È successo che tutte le aziende con le quali ho avuto le problematiche, perché in Italia non vi dico ogni tanto cosa succede, hanno poi pagato a caro prezzo tutti i disagi che mi hanno procurato. Non so se vi è mai capitato di trovarvi in una realtà aziendale in cui ci sono altre donne, io passo i guai neri. Okay, adesso faccio il caso umano con voi, ma vi giuro, cerco da sempre di fare il mio lavoro nelle aziende italiane. Mi è capitato di passare più dell'80% del mio tempo a pararmi il culo e il 20% a lavorare. Bene, allora praticamente un'azienda dove una donna mi ha creato seri problemi ha ricevuto, vi giuro, io non c'entro, in AS e una salatissima multa perché quello che veniva fatto in quell'azienda non era regolare. E questo è accaduto dopo che ovviamente io ho abbandonato l'azienda vincendo anche una causa. Che altro è successo? Il titolare, ecco, spesso mi capita di mandare le macumbe alle auto delle persone. Il titolare di questa azienda aveva una macchina, aveva fiammante, aveva fatto un bel tamponamento, l'aveva fuori uso, mentre il titolare di un'altra azienda che si aspettava che io facessi caffè per altri 2 anni di contratto, dopo un primo anno di prova andato comunque discretamente, si erano comprato un Porsche Cabrio bellissimo. Questo titolare di questa azienda non beve più di tanto. Una sera, per motivi esclusivamente di lavoro, avrebbe avuto un calice di rosso a stomaco vuoto. E questo è accaduto a maggio. Io ho terminato il mio contratto il 15 maggio del 2017. Lui, a fine maggio, è stato fermato dalla polizia con la macchina che doveva ritirare, credo, a stretto giro. È stato fatto il palloncino. Lui ha ritirato l'auto e tutta l'estate si era presa bella cavi per farsi sui giri. A tirare un po' di figa, se l'è potuta vedere soltanto nel garage perché non l'ha potuta usare. Quindi, che dirvi? Potrei continuare ancora. C'è stato un ragazzo col quale mi sono frequentata, il quale ha preso fuoco l'auto proprio in autostrada, e un altro mio ex che mi ha fatto male. In realtà, poco dopo che eravamo stati assieme, aveva tipo una febbre cronica per cui non riusciva a uscire a fare bella vita e rimorchiare altre tipe. E vabbè, oddio, l'ultimo punto ha perso l'incisivo. Devo dire che volendo questa sorta di sfigometro gira un po' come gli pare e non sempre mi dà delle delusioni. Ecco, quando succede che dopo un po' di incasso comunque
qualcuno mi fa un torto che non merito, ma con Bea sistemo tutte le mie piccole sfighette. Questo è da dire. Quindi, cos'altro vi potrei raccontare in questa mia prima puntata in cui continuo a fare scarabocchi? Non so se state vedendo che opere d'arte che sto creando, facendo finta di prendere appunti su quello che sto dicendo. Mi hanno detto che l'ambulanza a Berlino si paga. Io ad oggi non sono più nel domicilio in cui ero, questo capannone è non abitabile, per una serie di vicissitudini che preferisco non dirvi in questo momento, perché secondo me dopo arrivata una certa vi faccio prendere i fazzoletti e vi mettete a piangere, non c'è più tanto da ridere. Fatto sta che io non ho ricevuto alcuna comunicazione, ma il rischio qual è? Che dato che la persona con la quale dalla quale ero nel capannone non abitabile, a seguito di una serie di rifiuti, perché è uomo, con me non vuole avere più rapporti di amicizia, temo anche che arrivino delle comunicazioni inerenti all'ambulanza di Berlino in un posto dove io non posso riceverle. E quindi non lo so se arriverà la polizia di Berlino, arriveranno i crocchi ad ammanettarmi, però ad oggi io non so neanche se riceverò comunicazioni in merito a un'ambulanza che me devo pure pagare quando non l'ho chiamata io, sia chiaro, perché ero nel party di questa Fashion Week e siccome hanno visto che ho perso i sensi, i tipi della sicurezza, insomma, hanno chiamato un'ambulanza. Quindi quella trasfertina comunque mi ha portato a casa, mi ha fatto portare a casa un carissimo amico, però devo dire che è stata particolarmente challenging. E quindi che dire, devo ancora capire se mi arriverà pure una multa salatissima legata all'ambulanza che ho preso, che magari cato. E i vestiti della mia ex amica di Lanzarote ormai praticamente li darò come non pervenuti e tutta un'altra serie di vestiti non vi dico che fine hanno fatto al capannone e, però di fondo non c'è molto altro di cui disquisire in merito a questa mia serie di sfighe. Chi altro che mi ha lasciato a novembre che mi ha fatto piangere come... Ah, ecco sì, anche questo ragazzo sardo mi ha fatto... Marciato il giorno dei morti, tanto per intenderci. Qualche altra sfiga in merito? Sì, sono stata lasciata durante le mie trasfertine con la macchina in giro per l'Italia. Ora che mi hanno scaricato, mi sono risentita con questo fantastico chef che ho conosciuto nella zona del Bolognese. E lui era fidanzato, ci piacevamo tanto, tanto, tanto. Gli ho anche dedicato un racconto che si chiama Il tocco dello chef. Ah! Questo non l'ho messo in scaletta, vi devo leggere i miei racconti, sono tanta roba, dicono. Racconti pressoché erotici. E niente, dedicare a questo chef un racconto veramente molto bello, perché lui veramente mi faceva fare acqua alla canora, mi ingrifava tanto, 48 anni di chef, senza manco un capello, ma non è quello. Io quando mangiavo i suoi piatti sentivo proprio tutta la sua esperienza, la sua capacità di farmi viaggiare dal Messico al... non mi ricordo che cosa, che ci sta soprattutto, che si chiamava tipo Anticiuco, io si chiamo Anticucio, io l'ho chiamato Anticiuco, ci ho fatto anche una bella figura. Niente, ragazzi, mi ha fatto prendere, mi ha fatto emozionare soltanto a cena. Abbiamo flirtato per mesi e mesi, perché io comunque fidanzata, avevamo questo amore corrisposto che non potevamo coltivare, e lui era, che l'ho anche fidanzato. E a un certo punto mi fa, guarda, cioè mi ha organizzato e mi fa, guarda, io dovrei essere libero il 9 dicembre. Io già sto finendo il mio tour in giro per l'Italia e ve lo racconto perché è stata veramente la volta in cui ho fatto l'amante per una notte, molto divertente. Io lo amavo a tal punto che, cioè, ero in a tal punto che mi ero organizzata e gli ho portato un olietto il CBD. Cioè, in realtà avevo fatto un menù un po' così. Dove ho abbinato ogni portata un tipo di grasso col CBD e avevo portato il vino, avevo fatto la spesa di tutto, anche perché era chef, quindi volevo anche fargli vedere quanto cavolo amo la cucina, perché in tutto questo io ho fatto MasterChef Italia 3 come concorrente e amo cucinare, scrivere e delirare. Mi fa, dai, allora facciamo così, ci vediamo per quest'ora di qua di là. È un periodo in cui in Italia c'era il coprifuoco, quindi io dovevo essere necessariamente a casa sua entro le 22. Vado a casa sua un po' fuori Bologna, faccio una delle mie trasferte un po' illecite. Arrivo e lui a un certo punto mi si assenta, anche se io sto iniziando ad allestire tutto per la nostra cena, perché voleva sentire la sua compagna. Sinceramente a me non mi fregava una mazza di quello che erano le sue dinamiche di coppia. Io
mi sentivo in condizioni, volevo andare a trovarlo, poi quello che succedeva, succedeva. Fatto sta che alla fine lui mi fa, la mia compagna non risponde. Succede, no? Quando lei non risponde, due sono le cose. O mi richiama nel giro di pochissimo, o sta tornando a farmi una sorpresa. Quindi io, immaginate che poi, allora, quando io devo spostarmi, che devo far assaggiare qualcosa a qualcuno, voglio far colpo e tutto, sono capace di fare anche più di un trolley solo di ingredienti. Infatti sono salita da lui con un camion, perché comunque mi ha detto dormi da me, a prescindere. Poi avremmo voluto vedere il flusso della serata e tutto. E due trolley di ingredienti. Quindi cosa ho fatto? Allestisco tutto. La prima cosa che faccio è rompo un piatto, perché io tengo, va bene. Ho organizzato le mie quattro portate, incluso il dolce da abbinare con vino e tutto. Lui mi fa, ascolta un attimo, se lei non risponde ci organizziamo così. Se lei mi avvisa, c'è cioè un tot di tempo per prendere... Anzi, se non mi risponde perché è stata andata a fare la sorpresa, quindi ci ritroveremo sotto casa, non alle chiavi. Lei suonerà il portone di sotto, tu prendi tutte le tue cose, fai due rampe di scale, ti nascondi in fondo al secondo piano, lei entra e tu esci. E avrai dormito in macchina, ovviamente, perché con il coprifuoco alle 22, tutto questo stava avvenendo intorno alle 20:30-21, la tipa partiva da Milano, quindi ero praticamente in mezzo a una strada. Nel mettermi volevo godere il momento, volevo mettere un po' di musica, ma lui praticamente stava come una corda di violino, e stavo facendo questo gesto. Fa fermati, non scioglierti i capelli perché altrimenti se torna lasci praticamente tracce di DNA. Quindi mi sembrava di stare a parlare con quelli della scientifica. Quindi non mi potevo sciogliere i capelli. Arrivata una certa, dico Ciccio, io me ne faccio un bagno perché ho fame. Ci siamo stabiliti una sorta di countdown entro il quale iniziare a sbocciare, mangiare il primo piatto, mangiare il secondo piatto, perché arrivata una certa io mi sentivo un po' a disagio. Me la faccio breve, lo dico all'inizio diretta. La tipa a un certo punto lo richiama, non stavo tornando a fare una sorpresa perché tra l'altro avevano fatto l'8 dicembre assieme, per cui che cacchio, ciccia, tacco là, levate dal dick. Iniziamo a goderci un pochettino del tutto, la cena, il dopo cena, io mi ubriaco a merda perché comunque ero molto tesa. Lui lo vedo, però penso a fare tutta una serie di cose. Io ho portato anche Salvatore, che un giorno vi presenterò, che è il mio compagno di... momenti di solitudine. Aspettate che secondo me è qua. Come posso fare il bello? Vedere il bello che non mi paga. Allora, vi ho detto che c'era un vibratorino con telecomando. Ma dove sta? Scusate, un vibratorino col telecomando che mi è stato omaggiato da un'azienda. Ma io, visto che puntualmente vengo scaricata, ho deciso un pochettino di tutelarmi da tutti questi super usi, ho deciso comunque lì, soprattutto in pieno Covid, di armarmi di un aggeggio che si chiama Salvatore il vibratore. Lo portai anche quella sera lì, lui ricaricabile, finissimo. Questo tra l'altro è un modello particolare perché non so se conoscete i Rabbit, no? Ma questa parte qua serve per la stimolazione della clitoride, della clitoride si dice, e in tutti i Rabbit fa questo effetto qua. Invece questo particolare aggeggio ha... È bello, eh? È praticamente un effetto aspiratore. E quindi l'avevo anche portato perché lui tra l'altro mi ha parlato di cose a 3, di tutta una serie di esperienze che ha fatto, molto disinibito. Raga, mi ha fatto venire proprio, me ne ho idealizzato. Ho fatto chat nelle quali ci siamo immaginati in certe circostanze. Lui, io voglio sempre la luce spenta, lui sempre la luce accesa. Insomma, questo sto cacchio di divano diventa mezzo parto. Tutta questa nostra serie di preliminari. Ora, è stato tutto meraviglioso, dei limoni che non vi dico tra una portata e l'altra, man mano che questa qua non si era fatta più ora per cui poteva partire, insomma mi sentivo proprio tranquilla. A un certo punto sul più bello lui mi guarda e mi fa, non ce la faccio. Cioè, abbiamo fatto tutto, tutto tranne una cosa, ok? Mi fa, non me la sento perché poi alla fine io sono fidanzato e quindi... Scusa un attimo, tutto questo casino abbiamo fatto di qua e di là, le prove, sciogliti i capelli, no, l'avanti, di qua e di là, mi ha detto da dove devo uscire con tutta la mia roba per rimanere in mezzo alla strada. Mi giro, faccio questo punto, mi devo consolare, uso questo. Allora vi posso raccontare come è andata a finire. Secondo la sua testa, praticamente non era tradimento andare a effettuare una penetrazione con questo aggeggio. Quindi praticamente da ubriaca a merda, sono tornata a casa con il rischio di, la mattina dopo,
di rimanere fuori dal suo domicilio tutta la notte perché tornava la tipa, e con praticamente questa sensazione che Bradipa fa, legata al fatto che lui ha utilizzato questo, ma non c'è stata effettivamente copulazione. Capite? Quindi anche lì, tutto sto casino per fargli la cena, di qua e di là, le aspettative che siano create, lui mi se ne esce, non me la sento. Per non parlare, raga, ho già sfogliato, lo so che devo smettere. Dei colpi, ma mi stanno rivenendo tutte le reminiscenze, io sono anziana, non mi ricordo le cose. I colpi di sonno che ho avuto, con tantissimi maschioni che mi scrivono, ah, adesso che ti vedo, te la strappa morsi. Io puntualmente, ormai so benissimo come trattare la situazione. Gestisco i famosi colpi di sonno benissimo, perché la prima volta ci sono sempre. Anche quelli che dicono non hanno mai avuti, ho parlato anche con altre ragazze che ci sono state, solo io. Perché a quanto pare li inibisco. Perché vi devo dire? Cioè, non mi scordo mai un tipo che mi fa nella mia città natale sulla spiaggia, ah, adesso che vieni veramente ti strappo le mutande a morsi. Ho detto dove sei? Vediamo se. A me piaceva il fratello mi ha detto no, e te dobbiamo rimanere amici, e quindi vai consiglio, va bene, tutti dei malcantoni che non vi dico, che me ne fregava meglio single. Sono andata, entro nel locale dove con un gruppo di amici, gli faccio, quindi, dove eravamo rimasti? Era un agnellino, e adesso mi sono venute in mente tutte le cose che devo dire in questa ora di diretta, perché ho avuto un attimino di defiance, un pochettino di casini, però sappiamo che fa sapete che facciamo? Vi continuerò a parlare dello psicometro nella prossima puntata, eventualmente. Tanto io l'ho detto a sera, io vi porto in mezzo al cuore, ragazzi della regia, perché oggi poi ho avuto un botto di casino, non ve li posso raccontare, ma è inutile fare la scaletta come, perché io vado comunque sempre a braccio, o alla CDC. Quindi non, io spero che abbiate capito un pochettino l'antifona di quelle che saranno le prossime puntate, perché poi che succede? Mi sciolgo, mi inizio ad abituare a questo nuovo aggeggio, a questo nuovo dispositivo, e quindi mi rilasso. E se mi rilasso sono sugar free dix, sono cioccolatini senza zucchero. Fino a vi racconterò sempre di più di tutte queste dinamiche, perché tanto anche la sfiga all'ordine del giorno, ne avrò di ogni giorno da raccontarvi, per cui lo psicometro sarà sempre accanto a me. E se voi avete voglia di condividermi le vostre sfighe, potete stare certi che vi batterò comunque. Va bene? Comunque fatemi sapere se anche voi avete avuto una proposta di matrimonio con un anello falso, perché facciamo un club. Cioè, vi giuro, ad oggi io non ho ancora mai sentito nessuno che l'ha avuto una roba del genere. Per cui vinco io. Ragazzi, io non so come si spegne questa cosa. Regia, per favore, staccatemi, che se no inizio altre 50 storie diverse. Regia? Non so come si staccano. Non è che mi avete staccato con i giovani? No. Vabbè, facciamo una cosa. Ecco. No, annulla in serie. Fermi. Fermi tutti, sono ancora nella trasmissione. Ragazzi, io vi devo salutare, non so come si fa. Giorgio, come si fa? Volevo anche mettere la fotocamera da selfie. Fermi tutti, non lo so fare. Impostazioni, videocamera. Allora, metteva sempre di default quella anteriore, eccoci. Ecco, finalmente ce l'abbiamo fatta. Signorini, è stato tutto molto bello. Io devo capire come uscire da sta cosa. Come si esce? Si saluta, non lo so come, raga, non lo so fare, c'erano gli altri la volta scorsa, non lo so fare, per favore. Poi noi parlo anche di queste scritte che sono tutti modi per contrastare la sfiga, ma sto come sempre sforando e parlando alla cazzo, per cui un bacio, prometto che la prossima volta sarò un pochettino più organizzata e che troveremo magari se si è rincoglionito, se non avete capito qualcosa ve la rispiego, però di fondo non so più che cazzo fare, io vi abbandono, c'è scritto abbandona, ciao. Molto ma molto bene.